tra poco. Quella di quest'oggi è sicuramente una giornata incredibile, indimenticabile, perché al mio fianco, signori, ho un mito del calcio internazionale. Sono in compagnia di Alberto Osi, buonasera. Buonasera a tutti. Guardi, una grande emozione intanto il sapere che comunque lei si è fatto 4 mondiali, il quinto, quello del 78 poi non l'ha fatto per casi della vita o per volere di altri? No, per volere di altri, e ti dirò che ci sono rimasto male perché disputavo il quinto mondiale, ero l'unico calciatore europeo a aver disputato 5 mondiali, c'era solo un portiere messicano, Carbajal, che aveva già disputato 5 campionati del mondo. Io non ho avuto questa opportunità perché Berzot mi disse che Zoff non si sentiva tranquillo se aveva me dietro, per cui ha preferito lasciarmi a casa e far giocare Zoff, che tra l'altro poi in quel campionato del mondo lì non è che sia andato molto bene, aveva preso un paio di gol con l'Olanda e poi nella finale terzo e quarto posto con il Brasile non tanto belli. Grazie Ricky, io ti saluto, ti ringrazio per questa intervista. Oggi una grande emozione, signori, aver avuto qui al nostro fianco un grandissimo campione del calcio. Grazie. Niente, grazie a te di avermi dato questa opportunità. Saluto tutti gli sportivi sardi e tutta la Sardegna che ho ancora nel cuore come nel 68 quando abbiamo vinto il campionato. Grazie, ciao.